Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi vi farò vedere una cosa che mi chiedete tantissimo. Siccome stiamo facendo un armadio dove andrò a fare il trasferimento, non il trasferimento d'immagine, quello classico, ma bensì il trasferimento questo, quindi quello della redesign che trovate sul nostro sito, e ve lo dico, www.colosciccavernicesciabbi.it. E vi faccio vedere esattamente come fare questo passaggio. Allora, innanzitutto tirate fuori la vostra immagine e scegliete quello che volete andare a realizzare. Io ho già scelto questa immagine, ora me la andrò a ritagliare in maniera un pochino approssimata e lo vado ad applicare sul mio mobile e poi vi farò vedere con un po' di pazienza come andare a regolare la pressione del nostro bastoncino che trovate all'interno della confezione. Una cosa molto molto importante, e mi raccomando, non andate avanti con il video proprio in questo punto perché molti di voi perdono questo passaggio che invece è molto importante. Abbiamo già passato la cera, quindi io ho passato già la cera qualche giorno fa, quindi si è proprio asciugata bene. Voi a casa magari passatela il giorno prima, fate asciugare bene, non fate mai il trasferimento direttamente sul colore perché potrebbe venire via la vernice, quindi passate la cera neutra o finitura che sia, basta che sia una finitura, e sopra andremo a fare il nostro trasferimento. Ritaglio l'immagine che ho deciso di applicare. Levo la pellicola dietro e la vado a mettere esattamente dove vorrei applicarla. Quindi questo armadio sarà un po' un misto di timbri e trasferimenti. Una volta che l'avete applicato, prendete il vostro bastoncino, a volte lo trovate di plastica, a volte lo trovate di legno, e cominciamo. Alzatevi con il dito un po' la parte e iniziate. Vedete già? Io me la alzo lentamente in modo da aiutarmi con il trasferimento. Per questo che vi dico, armatevi un po' di pazienza, perché per trasferire grandi immagini ci vuole il suo tempo. Che avete completato il vostro trasferimento, dovete sempre proteggerlo con la cera neutra e poi eventualmente, se volete, la cera scura invecchiante. In questo momento io andrò ad aggiungere un po' di foglioline fatte a mano per rendere meno statico e meno impresso questo trasferimento, quindi aggiungerò le foglioline fatte a mano e poi andrò di cera neutra. Fatto i vari ritocchi di colore e quindi aver reso più gradevole il nostro trasferimento, vado a passare la cera neutra. Il tutorial di oggi finisce qui e, come avete potuto vedere, la tecnica è molto semplice, quindi è solo una questione di pressione. Abbiate un po' di pazienza e il risultato finale sicuramente sarà ottimo. Se vi è piaciuto il mio video, clicca il pollice in su e se non sei ancora iscritto, iscriviti al mio canale. E se vuoi, potrai seguirmi su tutti i miei canali social, Instagram e Facebook. Ti ricordo che tutti i prodotti che utilizzo li trovi sul mio sito www.colorchicvernicesciabbi.it. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!